Visto lo storico successo, nel 1994 vince tre premi ai Grammy Awards, tra cui Record of the Year e Album of the Year, e ne fa incetta di molti altri presso le manifestazioni dei premi musicali più importanti a livello internazionale. Nel 1995 recita in Donne, Waiting to Exhale, e incide per la colonna sonora ben tre singoli, tra cui il più rinomato è senz'altro Exhale, Shoop Shoop, l'ultima hit numero uno della cantante. Nel 1996 partecipa al film Uno sguardo dal cielo con Denzel Washington, interpretando tutti i brani della The Preacher's Wife Original Soundtrack, album che vende oltre 6 milioni di copie e pertanto risulta essere l'album gospel di maggior successo nella storia americana. Whitney lancia nel 1998 il suo quarto album, My Love is Your Love. Il singolo portante è la hit It's Not Right, But It's Okay, il quale si posiziona alla numero 4 della classifica statunitense e le frutta il sesto ed ultimo premio Grammy. Con il singolo Heartbreak Hotel, cantato insieme alle Soul Sisters Faith Evans e Kelly Price, raggiunge la seconda posizione delle classifiche americane. Degno di nota anche I Learned From The Best. Con When You Believe, invece, cantato in duetto con Mariah Carey nel 1999, si aggiudica l'Oscar come migliore canzone originale. Nel 2000 esce il primo Greatest Hits, doppio CD antologico, contiene alcuni duetti inediti, ossia If I Told You That con George Michael, Could I Have This Kiss Forever con Enrique Iglesias e Same Script Different Cast con Deborah Cox. Nel 2002 pubblica Just Whitney, il quinto album di inediti. L'anno successivo, nel 2003, Whitney decide di lanciare un album natalizio intitolato One Wish, The Holiday Album. Nel disco è presente anche un duetto tra l'artista e sua figlia. Tuttavia, questi ultimi due dischi non emulano il successo ottenuto negli anni 80 e 90. Dal 2004 al 2006 la carriera artistica di Whitney subisce un arresto a causa di gravi problemi familiari dovuti al matrimonio burrascoso con il cantante Bobby Brown e all'abuso di sostanze stupefacenti. È di questo periodo lo scandalo che infatti la vede coinvolta. Impietose immagini della Houston vengono diffuse in tutto il mondo, dando un significativo impatto negativo e contraccolpo alla fino allora brillante carriera della cantante. Il burrascoso matrimonio con Bobby Brown ha fine nel 2006, quando Whitney divorzia dal marito, ma i problemi con le droghe accompagneranno l'artista ancora per molti anni. Nel 2004 Whitney entra nuovamente in programma di riabilitazione delle droghe e nel 2005 rientrerà nella stessa clinica di riabilitazione per completare con successo il programma prima non terminato. Nel 2007 Whitney torna alla musica firmando un contratto con il suo discografico di sempre, Clive Davis. I Will Always Love You, I Believe in You and Me, It's Not Right But It's Okay e I'm Every Woman saranno le canzoni che canterà alla festa pre-Grammy. Clive Davis annuncia che Whitney è pronta a ritornare sulle scene e ha registrato una canzone con il produttore cantante R. Kelly dal titolo I Look to You e che la settimana seguente ai Grammy entrerà in studio con David Foster per registrare la canzone I Didn't Know My Own Strength scritta da Diane Warren. Whitney nel 2008 intraprenderà un tour mondiale che prevederà anche due tappe in Italia, a maggio una delle quali a Torino per le Olimpiadi invernali a dicembre 2008. Domenica 19 febbraio 2006 si esibì in Medas Plaza in Piazza Castello a Torino durante una tormenta di neve per i 20esimi giochi olimpici invernali. Purtroppo l'abuso di sostanze stupefacenti ha ormai compromesso la sua voce, che risulta appannata, roca e ormai drasticamente non all'altezza dei precedenti artistici della diva. Ritornano i problemi personali nella vita della Houston. Nel maggio 2011 l'agente personale dell'artista Kristen Foster dichiarerà che la cantante sarebbe rientrata di nuovo in cura riabilitativa presso una non specificata clinica per completare il programma che aveva abbandonato nel 2007 a causa dei suoi impegni lavorativi. Nell'autunno del 2011 gira la sua ultima pellicola cinematografica, Sparkle, diretta da Salim Akil, ispirata alla storia delle Supremes. L'uscita nelle sale è attualmente prevista per l'agosto 2012. Il 9 febbraio 2012 Whitney Houston fa la sua ultima apparizione pubblica al True di Hollywood, dove si esibisce in un paio di canzoni, dando conferma ai più che chiaramente la sua voce è ormai recuperabile. La cantante americana è morta l'11 febbraio 2012 all'età di 48 anni mentre si trovava a Beverly Hills per prendere parte quella stessa sera ad una serata organizzata a margine dei Grammy Awards. Al decesso hanno contribuito una malattia cardiaca, l'aterosclerosi e l'uso cronico di cocaina.
Morta a causa di un attacco cardiaco causato probabilmente dall'eccesso di droga, farmaci e alcol nella vasca da bagno, è stata trovata da una sua guardia del corpo in una situazione critica. Whitney è deceduta pochi istanti dopo. L'esame tossicologico ha poi evidenziato la presenza nel suo corpo di marijuana e farmaci antidepressivi che comunque non hanno contribuito alla morte, archiviata come accidentale. Il 18 febbraio sono stati celebrati i funerali nella chiesa battista di Newark, dove l'artista aveva iniziato a cantare nel coro gospel. Vocalità e personalità interpretativa. Whitney è divenuta celebre per la sua estensione e il suo controllo vocale. Negli anni 80 e 90 Whitney possedeva una voce di soprano drammatico, calda e piena, limpida, omogenea, di notevole volume, con un'estensione di circa 3 ottave e sorretta da un'ottima preparazione tecnica. Se la voce è uno strumento musicale, il suo è uno Stradivari, è il commento che diede Time Magazine alla voce di Whitney Houston. Concludo questa biografia dicendo addio Whitney, ora canti con gli angeli.